Oggi video un po' di nicchia. Mi state contattando in tanti per chiedere aiuto sulla preparazione della prova orale del concorso di vice ispettore di polizia. Stando alle attuali informazioni che abbiamo, l'orale, che dovrebbe partire a settembre, verte sulle sei materie del diritto costituzionale, diritto amministrativo, legislazione di pubblica sicurezza, diritto civile, diritto penale e diritto processuale penale. Diversamente dallo scorso anno, che la prova si è svolta in maniera semplificata su una banca dati di domande, quest'anno l'orale sarà classico. E qui so che tanti vanno in crisi perché l'idea di dover studiare tutte queste materie in un paio di mesi mi rendo conto che possa sembrare un'impresa titanica. In verità, se uno si organizza e ha un buon metodo di studio, la cosa è fattibile. Andiamo quindi con ordine. Che cosa studiare e da dove studiare? Allora, io sono una fan massima della semplificazione, per cui il consiglio è di scegliere un testo ad hoc per questo concorso e concentrarsi su quello. Evitate di comprare vari manuali saltando da uno all'altro nella speranza che uno sia più semplice o che vi entri meglio in testa. Purtroppo, ragazzi, il diritto è diritto. Studiarlo, soprattutto chi non ha alle basi una preparazione giuridica, non è una passeggiata di salute. So che i temi vi possono sembrare ostici, ma se conoscete il metodo per approcciarlo, non è impossibile. Se qualcuno di voi conosce già il metodo studiare diritto facile, sapete già a cosa mi riferisco. Se non sapete nulla, vi lascio il link sotto per vedere il video sul metodo, che sono certa vi aprirà un mondo. Ma veniamo a noi. Dicevamo il libro. Io mi orienterei su uno di questi testi dedicati. Io, per esempio, ho questo. Scelto il testo, ce ne sono vari, andate a sfogliarveli in libreria o prendeteli tutti online e poi fate il reso. Vedete cosa vi sembra più chiaro, scritto meglio, quale ha la grafica che vi sembra più adatta a voi. Una volta che lo avete individuato, avete il primo dato per fare una cosa fondamentale, ovvero il piano di studio. Il piano di studio non è altro che una suddivisione delle pagine da studiare per il tempo che avete a disposizione. Finché non saprete ancora la vostra data, la cosa più sensata è comunque farvi un calendario sulla base di una data ipotetica. Se avete dei dubbi su quale data ipotetica considerare, considerate sempre la peggiore ipotesi, cioè quella in cui avrete meno tempo. A questo punto avete il numero di pagine e il tempo a disposizione. Immaginiamo 800 pagine per 80 giorni. Considerate grosso modo che per memorizzare i concetti questi vanno rifrequentati almeno 3 volte, per cui l'idea è quella che voi quelle 800 pagine le studiate e ripassate almeno 3 volte. L'idea di fondo è che la prima fase di studio vi occuperà metà del tempo a disposizione, per cui nei primi 40 giorni farete la prima fase di studio al passo di circa 20 pagine al giorno, ok? Non ditemi che è una cosa impossibile perché sono più che accettabili. La seconda fase di studio vi impiegherà circa 2/3 del tempo che resta, ovvero nel nostro esempio circa 26 giorni in cui ripasserai 30 pagine al giorno, e la terza fase di ripasso sarà di circa 14 giorni in cui studierai 57 pagine al giorno. Vedete, se vi fate due conti, non sono proprio dei numeri mostruosi. È fattibile, poi ovvio che ognuno deve modulare lo studio con i suoi impegni di lavoro, familiari, ma intanto farvi questo conto vi aiuta a prendere le misure e a capire che si può fare, ok? Primo consiglio fondamentale, quindi, fatevi un piano di studio. Non affrontate questo, ma neanche nessun altro esame, semplicemente dicendo studierò più che posso e che Dio mi aiuti. È una cazzata. Ok? Bene, veniamo a come studiare. Io di questo ne parlo in modo completo nel vademecum. Studiare diritto è impossibile se non sai come farlo. Vi lascio il link sotto in commento per chi è interessato a scaricarselo. In questa fase cerco di farvi solo un veloce panorama. Quando studiate diritto, sostanzialmente dovete capire almeno 3 cose. 1. Quale istituto giuridico state studiando? 2. La definizione di quell'istituto? 3. Come funziona l'istituto? Non dovete subire passivamente il testo, voi dovete andare a cercare attivamente queste informazioni. Vi faccio un esempio tratto da questo testo qui. Prendiamo un esempio semplice, il porto d'armi, ma la tecnica e le categorie di schematizzazione che uso sono valide per qualsiasi argomento e per qualsiasi materia giuridica. Tutte le categorie per studiare il testo sono spiegate nel dettaglio nel mio ebook sul metodo Studiare diritto è impossibile se non sai come farlo. Ora vi faccio una simulazione che però vi aiuta già a capire come dovete approcciarvi. Prima cosa da fare, qual è l'istituto di cui stiamo parlando? L'istituto, abbiamo detto, è il porto d'armi. Qui dice in Italia chiunque voglia possedere un'arma da fuoco in casa deve prendere il porto d'armi, ossia un'autorizzazione amministrativa concessa dall'autorità competenti, eccetera, eccetera. Quindi la prima cosa che ci dice, siamo già fortunati, è la definizione. Andiamo a evidenziarla.
e mi metto sempre qui a margine il relativo simbolo, che per la definizione è un uguale. Ok, prosegue il testo. Infatti, la qualificazione nel nostro ordinamento giuridico di uno strumento come arma, sia essa bianca o da sparo, proprio ed impropria, determina l'assoggettamento di tale strumento ad una stringente disciplina in tema di porto dello stesso. Uno strumento qualificato giuridicamente come arma, infatti, non può essere portato fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa. Che cos'è che ci sta dicendo il testo? Ci sta dicendo una regola di funzionamento, cioè come funziona nel nostro ordinamento. Sostanzialmente, se tu hai un'arma, che non è che te la puoi portare a spasso come vuoi, ma devi rispettare delle regole ben precise. Quella che chiamiamo regola di funzionamento, io utilizzo questo simbolo. Ora, a questo punto il testo, questo già mi piace perché qui si vede anche dal carattere che è una cosa di secondaria importanza, andiamo a leggerla. Sono considerate appartenenze di un'abitazione i luoghi esterni direttamente collegati ad essa ad uso esclusivo del proprietario, cortile, giardino, eccetera, eccetera, e in genere tutte quelle pertinenze a cui andrebbe estesa la difesa abitativa. Ora, capite bene che questo concetto qua, che cos'è? Cosa ci sta dicendo? Ci sta specificando il concetto di appartenenze che troviamo qui. Quindi anche questa è una definizione di un concetto secondario, tant'è che vedete che è scritto anche più in piccolo, e quindi ci dice cosa sono le appartenenze. Poi, se vogliamo segnare a margine, anche qui ci annotiamo che è una definizione. Prosegue il testo. In particolare, fatto divieto di portare fuori dalla propria abitazione le armi improprie senza giustificato motivo e tutti i tipi di arma propria senza autorizzazione. E qui ci dà una regola che viene distinta su due piani, e io qui utilizzo il simbolo di differenza, cioè abbiamo una regola diversa a seconda che si tratti di armi proprie, che non possono essere portate fuori senza giustificato motivo, e armi proprie, che invece richiedono sempre l'autorizzazione, che è la licenza di porto d'armi. Prosegue il testo. Dunque, un'arma, per essere detenuta legalmente, necessita di determinate autorizzazioni. Benissimo, questa è una condizione essenziale. Utilizzo il simbolo del birillo. Andiamo avanti con il test. La licenza di porto d'armi permette di acquistare, di detenere e di trasportare anche fuori dalla propria abitazione delle armi da sparo o da taglio. Che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che cos'è questa licenza di porto d'armi. Quindi anche in questo caso utilizzo sempre il simbolo della definizione. Veniamo alla ultima parte di questo paragrafo, che ci dice: gli organi che provvedono a concedere il porto d'armi sono la prefettura per quanto riguarda le armi corte e la questura per le armi lunghe. Vado un po' veloce. Allora, anche in questo caso vedete che ci sta dando una spiegazione del come funziona nel nostro ordinamento. Quindi anche in questo caso che cosa trovo? Una regola di funzionamento. Poi, se vedete il testo qua nella parte che ho letto, fa degli esempi. Per ottenere il porto d'armi è necessario essere maggiorenni, avere dei requisiti sia fisici che psicologici indicati tassativamente dal Ministero della Salute, differente secondo che questo venga chiesto per un uso sportivo, di caccia o per difesa. Ora qui cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo quali sono le condizioni perché ti venga rilasciato il porto d'armi, e abbiamo trovato in fondo un ulteriore elemento di distinzione, ovvero che queste condizioni vengono distinte a seconda di qual è il motivo per cui tu richiedi il porto d'armi, il motivo sportivo, caccia o per difesa personale. L'idea è che ogni informazione giuridica va inserita in una sua categoria che ci aiuta a classificarla, per poi memorizzarla, per poi esporla efficacemente. Dopo questa prima fase di categorizzazione, se volete, vi andate anche a fare uno schema o una mappa mentale. Per me sarebbe impossibile studiare senza, soprattutto quando fate la fase di ripasso, perché tra studiare 800 pagine di libro e doversi ripassare 200 fogli di schemi o di mappe, capite che c'è una bella differenza. Anche di questo me ne occupo sul manuale, sul metodo, perché se poi vi fate uno schema che è praticamente il copia e incolla del libro, non serve a nulla, perdete solo tempo. Memorizzazione e ripasso, come fare? Allora ragazzi, qui si apre un mondo, c'è il classico leggo e ripeto, e poi ci sono tutte le varie tecniche di memoria. Se le conoscete sicuramente vi tornano utili, quindi applicatele. Attenzione però, la tecnica aiuta a memorizzare. Una volta che avete il concetto in testa, siccome dovete fare un esame orale, è importante anche che lo sappiate esporre in modo decente. E parlare di diritto non è come parlare dell'ultimo derby al bar con gli amici. Quindi, che vi piaccia o no, dovete dedicare un po' di tempo a ripetere quello che avete studiato. Per esporre in modo corretto seguite sempre la regola cos'è, come funziona. Quindi prima definisco l'istituto, poi spiego com'è disciplinato dall'ordinamento giuridico, se ce n'è spiego la ratio o l'obiettivo di quell'istituto, in cosa si differenzia da altri istituti simili, eccetera. Se usate le categorie del metodo non potete sbagliare. Quando ripetete, prima fatelo dall'inizio alla fine del testo e poi fatelo anche a salto. Avete a disposizione la banca dati delle domande fatte l'orale dell'anno scorso, esercitatevi provando a rispondere anche a quelle. E visto che parliamo di quella banca dati, apro una piccola parentesi. Io so che vi darebbe conforto avere una banca dati di domande da cui studiare solo le risposte, ma questo giro l'esame non è fatto così, e se vi incaponite a voler imparare a memoria le risposte a possibili domande o a banche dati passate, per me non va bene. Anche perché se fate così è molto più disorganico e faticoso lo studio. Cioè, se secondo te è più facile raccontare la storia di Harry Potter leggendoti il libro dall'inizio alla fine, oppure imparando a rispondere come una scimmia ammaestrata a una serie di domande sul libro di Harry Potter?
La risposta mi sembra ovvia, no? Quindi io, ragazzi, vi lascio qui sui commenti tutti i link e le cose di cui avete bisogno. Se avete dubbi mi scrivete a info@studiaredritto.it e comunque un sacco di informazioni le trovate anche sul sito www.studiaredritto.it. Per rimanere aggiornati sui contenuti del canale io vi invito a seguirmi e lasciare un like di supporto. Ciao!